Oggi vi mostro come ho fatto questo set qua dietro, partendo da zero. Ciao a tutti, questo è il primo episodio del nuovo format che voglio portare qua su YouTube. Dopo mesi di lavoro sono riuscito a creare questo cubo qua dietro e a scattarci dentro. E a fine video vi farò vedere anche le foto. L'idea principale era quella di creare una stanza finta. Come prima cosa ho comprato dei pannelli e li ho tinti di rosso, perché diciamo l'idea principale era quella di creare una stanza completamente rossa. Questi sono i pannelli, ne ho fatto ben due. Ora bisogna aspettare e fare gli altri. Non so, secondo me è da ritoccare, tipo lo vedi che qualche puntino ce l'ha da ritoccare. Però bisogna andare a pennellino lì. Questo è quello, il primo, asciutto da molto, e questo sto ancora asciugando assieme a questo. Dopo che li ho dipinti li ho dovuti trasportare in questa location che è questa qua dietro, e qua ci sono i video dove vi faccio vedere un po' come ho portato tutta questa roba. Come secondo step c'è stato il primo montaggio, ovvero i primi pannelli che avevo portato, e da lì mi sono accorto che la stanza era troppo piccola per realizzarci poi il servizio che ho fatto dopo. Sono passate diverse settimane poi a comprare gli altri pannelli e a portarli qua tinteggiati e a montarli sopra. Da questo posto magico ho preso altri due barattoli, speriamo basti, e niente, sempre rosso satinato. Come potete vedere questi sono gli ultimi pannelli che ho acquistato, come potete vedere anche dai video che poi stanno passando qua sotto. Li ho tinteggiati e li ho montati. Poi sono passato all'arredamento del cubo, dove ho preso orologi. È arrivato pure l'orologio, che verrà appeso in uno di questi qua. E niente, dai, non è male. Adesso vi porto con me nella location e vi faccio vedere un po' cose che ormai non c'è più niente, però vi faccio vedere un po' quello che è rimasto. Il cameraman deve venire con me. Qua. Questo era il cubo, è quello che è rimasto. Qua c'è il magnifico tavolo che ho colorato con le mie mani. Come potete vedere, scricchiola un po'. Però è bello grande, è in vendita per chi lo vuole, è in vendita sia il tavolo sia il cubo. Qua vabbè c'è la postazione adesso per il video. E infine niente, qua c'era la cameraman si stava per uscire. Qua c'era la postazione trucco e parrucco per le due ragazze che hanno posato per questo shooting. Niente, questa era la luce che ho utilizzato principale qua nel set. Queste sono le foto, ve le lascio qua sotto e le potete trovare poi anche su Instagram. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete domande e curiosità scrivetele qua nei commenti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Allora, so che il video è durato pochissimo, però sto già progettando il prossimo, porterò più backstage. Ci vediamo poi nei prossimi video, dai.